gestori della mafia hanno tanta paura di chi pensa, hanno tanta paura di chi ragiona con la propria testa. Lunga vita e prosperità. Buonasera amici di Base Terra, bentornati. Buonasera intanto a Nick, bentornato al padrone di casa. Ciao Esbeth, un saluto a tutti gli ascoltatori. Per questa volta la DeLorean diventa un pulmino, questa sera siamo un po' tutti con la DeLorean, ma non manchiamo all'appuntamento, ci sono un sacco di cose da dire. Entrerei subito nel vivo intanto, ci sono state un po' di cose legate al terrorismo climatico, se vogliamo chiamarlo così, in questi giorni. No, se ne deve parlare, perché è un problema, non un problema il clima, è un problema il terrorismo climatico. E avete notato in questi giorni i giornali, come i telegiornali, i dibattiti televisivi, come rincarano la dose sempre di più, sempre di più, sempre di più. Sono nel pallone, sono in una fase di isterismo. Vogliono a tutti i costi portare le persone a un nuovo stato di emergenza, non solo dichiarato, politico, amministrativo, di fatto, ma anche psicologico. In realtà vogliono mantenere le persone in uno stato di emergenza permanente. Questa è la finalità. Perché se le persone sono nel loop di uno stato emergenziale permanente, che possa dipendere prima dal terrorismo islamico, poi da quello, poi da quell'altro, poi dalle pandemie, fino a poi arrivare al clima, si abituano. Le persone si abituano a uno stato emergenziale, si fanno condizionare dalla paura, si autoconvincono poi di quello che sentono, e vi spiegherò anche come, e alla fine sono più permissive verso qualunque intervento da parte del governo, da parte del governo di turno, delle autorità, diciamo. È un terrorismo vero e proprio. Mi fa ridere, no, che per anni hanno sbandierato la guerra al terrorismo. In realtà era un terrorismo di Stato che voleva simulare un risveglio del terrorismo islamico. Sappiamo benissimo che la cosiddetta Al-Qaeda è stata una creazione della CIA, ormai non ne fa mistero nessuno, è tutto documentato. Sappiamo benissimo chi ha creato a tavolino l'ISIS e chi lo ha finanziato fino all'inverosimile. Tutto doveva servire non solo per recondite ragioni geopolitiche finalizzate allo sfruttamento del petrolio e al controllo di intere aree del Medio Oriente, ma doveva servire anche per dare una stretta alle libertà civili, ai diritti costituzionali, come hanno fatto negli Stati Uniti con il Patriot Act, per esempio, dopo l'11 settembre. E guardate che ogni volta che c'è una stretta sulle libertà civili, questa stretta non viene mai allentata, sono sempre strette progressive e il cappio si stringe sempre di più. Adesso non riescono più a spaventare le persone con questioni di carattere, diciamo, pandemico. Lo stanno facendo con questioni di carattere climatico. Allora, lungi da me il voler citare un personaggio che a me non piace per niente, come Agostino d'Ippona, quell'apostata di Agostino d'Ippona, più conosciuto come Sant'Agostino. Però ci sarebbe da leggere una frase contenuta in una delle sue opere. E dice tutto, ve la voglio leggere perché fa pensare, no? Scriveva Agostino d'Ippona nel IV secolo dopo Cristo, quanto tempo è passato, i nostri antenati si lamentavano dei loro giorni e gli avi loro si lamentavano dei loro giorni. A nessun uomo sono mai piaciuti i giorni della sua vita. Piuttosto ai posteri piacciono i giorni degli avi. Ogni anno, quando sentiamo freddo, di solito diciamo:
non ha mai fatto un freddo così. E se sentiamo invece caldo, diciamo, non ha mai fatto un caldo così. Questa è una citazione di Sant'Agostino che effettivamente fa riflettere, perché ogni volta che la temperatura esce da una media, diciamo, una media temperata, ci sono persone che, vabbè, c'è chi soffre il freddo, c'è chi soffre il caldo, per carità, io non voglio mettere in discussione la sensibilità individuale verso le temperature, ma però d'inverno fa freddo, l'estate fa caldo, cioè questo avviene da milioni di anni, se non da miliardi di anni. Ora, sulla Terra tante cose sono cambiate nel corso dei cicli geologici, però è buona norma pensare che d'inverno faccia freddo e che d'estate faccia caldo. E le persone non si accontentano mai. Le persone d'inverno sognano l'estate, d'inverno sognano il caldo. E appena arriva il primo caldo tendono a rimpiangere il freddo invernale. Ma questa è pazzia, questa è malattia mentale, cioè, ce ne vogliamo rendere conto? Ora, io non faccio testo perché a me piace il caldo, più è caldo più sto bene, a me il caldo non dà fastidio e io starei bene in Egitto in climi molto caldi e non ho, sinceramente non mi lascio condizionare da questa falsa emergenza, ma è evidente sotto gli occhi di tutti che i media stanno aumentando sempre più l'asticella in questi giorni, è una cosa progressiva, verso il terrorismo climatico bello e buono. I giornalisti, le agenzie stampa, gli organi di informazione, i canali televisivi andrebbero denunciati, e io mi rivolgo agli avvocati in ascolto, andrebbero denunciati per terrorismo, perché stanno facendo del terrorismo ad arte, perché io non sono un meteorologo, ovviamente, sono uno storico, ma anche un bambino sa che le temperature intanto vengono prese per buona norma all'ombra e che poi vengono rilevate dalle stazioni meteorologiche mediamente a un metro dal suolo. C'è tutto un sistema di rilevamento. I telegiornali di questi giorni, pur di aumentare il panico, la psicosi, addirittura non solo vanno a rilevare le temperature al sole, il che non ha senso, perché una temperatura al sole può arrivare a 48-50, superare di gran lunga i 50 gradi d'estate, ma addirittura vanno a rilevare e a sbandierare nei telegiornali le temperature al suolo. Cioè, questa è pura follia. La temperatura al suolo non fa testo, il suolo si surriscalda, soprattutto se è un suolo urbano, un suolo cittadino rivestito di asfalto. L'asfalto contiene catrame, lo sappiamo. Prendete un aeroporto in pieno sole, d'estate, una pista che sta tutto il giorno sotto il sole. La temperatura al suolo in quell'aeroporto, su quella pista, può arrivare benissimo a 70-80 gradi. E l'asfalto inizia a fondersi, tant'è che sulle piste degli aeroporti utilizzano un asfalto speciale, perché utilizzassero l'asfalto stradale e l'estate, con il peso degli aerei, le piste aeroportuali sarebbero completamente devastate. Avete mai fatto caso che a volte d'estate l'asfalto si scioglie? Io mi ricordo una giornata di agosto che dovetti andare al comune di Ferrara a fare dei documenti, anni fa. Era a ridosso di Ferragosto e era talmente caldo, e vi parlo del 2002, che affondavo nell'asfalto. Cioè, camminando lasciavo le impronte sul marciapiede. E quindi, ora, mentre tutti i meteorologi seri e gli scienziati seri stanno facendo una considerazione di largo respiro, vale a dire che la temperatura media terrestre si sta abbassando, è in controtendenza e si sta oggettivamente andando verso una piccola era glaciale. Ma queste sono fasi cicliche. Nel XVIII secolo, pochi lo sanno, ma è bene ricordarlo, c'è stata una piccola era glaciale. C'è stata un'estate che
terribile, che è stata chiamata per decenni quell'anno in particolare, fu chiamato l'anno senza estate. Quell'estate le temperature medie in Europa non superarono i 10 gradi, tutte le coltivazioni andarono perse con conseguenti carestie, e sommosse, disordini civili, fame, e ci furono tutta l'estate tempeste, temporali, grandine, e non superò la temperatura media i 10 gradi. Quell'inverno tutti i fiumi europei ghiacciarono, i ghiacciai alpini raddoppiarono la loro estensione e addirittura su tutti i grandi fiumi, sulla Senna, sul Tamigi, le persone andavano a passeggio, e facevano mercati, addirittura facevano manifestazioni sportive sul ghiaccio, perché tutti i fiumi erano ghiacciati, compreso il Danubio. Sono cicli. Perché la Groenlandia si chiama così? Greenland. Perché era verde, perché la Groenlandia era ricoperta da foreste. Quando? Prima dell'anno 1000. Infatti sappiamo molto bene che i vichinghi colonizzarono la Groenlandia partendo dall'Islanda, poi arrivarono in America colonizzando quella che è conosciuta come la Vinland, vale a dire il Labrador, parti di Terranova, fino a spingersi sulla costa settentrionale degli Stati Uniti. Perché? Perché a quell'epoca c'era l'optimum climaticum, c'era una fase calda. Una fase calda che permetteva una navigazione agevole e tranquilla attraverso l'Atlantico settentrionale. I vichinghi colonizzarono la Groenlandia con insediamenti stabili, con migliaia e migliaia di coloni, che si dedicavano all'agricoltura, alla pastorizia, alla raccolta del legname, al commercio di pellicce, di denti di narvalo, che erano molto richiesti in Europa perché li spacciavano poi per corni di unicorno, no? E addirittura vennero messe delle diocesi in Islanda con vescovi mandati dalla Norvegia. E questa colonizzazione è andata avanti fino alla seconda metà del XV secolo, quando si interruppero definitivamente i contatti perché era tornato il freddo. Freddo che in realtà cominciò a ritornare già dalla fine del 1300. Era finita quella fase di caldo medievale che aveva portato la prosperità in tutta Europa, aveva portato un grande rilancio dell'economia, della navigazione, dell'agricoltura. Tutti i periodi caldi hanno sempre portato un grande rilancio dell'economia. Ora, a parte il fatto che non stiamo andando verso uno di quei periodi caldi, ma semmai stiamo andando verso una piccola era glaciale, che potrebbe durare alcuni decenni, con gravissime conseguenze sull'economia, sull'alimentazione, sull'ecosistema. Ma quello che vorrei farvi capire è che questi sono cicli naturali dovuti all'azione del sole. Fior di scienziati, quelli seri, che ora vengono silenziati, che non vengono più invitati nei dibattiti televisivi, parlo di premi Nobel come Rubbia, parlo di Zichichi, parlo addirittura di Prodi, fratello di Romano, non lui, che dicono candidamente: guardate, l'azione dell'uomo influisce forse per un 1% scarso sul mutamento climatico. E per azione dell'uomo intendiamo gli effetti dell'industrializzazione, gli effetti della società industriale, incluse queste tanto famigerate emissioni di CO2. Ma le emissioni di CO2 in realtà non fanno niente. Il vero problema qual è? L'inquinamento. Il vero problema che caratterizza la società industriale o post-industriale è l'inquinamento delle falde acquifere e dei suoli. Un inquinamento che è andato avanti a oltranza e che continua. Guardate bene, non c'è più un solo verde ecologista che sia in buona fede, perché un politico che si dichiara verde ecologista, ambientalista,
che non menziona mai l'inquinamento mente sapendo di mentire. Sono tutti accodati verso la vulgata che è stata imposta dall'alto dell'azione dell'anidride carbonica, del CO2. Perché? È un pretesto, chiaramente fa parte dell'agenda 2030, fa parte della cosiddetta transizione ecologica, che in realtà è tutta una grande speculazione economica da un lato, ed è un pretesto per resettare la società dall'altro. Vogliono deindustrializzare intere nazioni, vogliono depopolare, quello è chiaro, quindi la colpa è dell'uomo che emette anidride carbonica con le sue attività, con l'automobile, con quello, con quell'altro. È l'industria chimica, è l'industria petrolchimica, è l'industria pesante, anche quella siderurgica, che inquina. E sono soprattutto i paesi cosiddetti in via di sviluppo che continuano imperterriti a inquinare. Ma non è l'emissione di CO2 che può alterare l'ecosistema, è l'inquinamento. Ma nessuno ne parla mai. Fateci caso, nessun politico mai parla di inquinamento. La questione Terra dei Fuochi è stata fatta secretare da Napolitano perché c'è un inquinamento vero dovuto a diossina, dovuto a sostanze letali, tossiche, no, c'è il segreto di Stato. Sulle questioni vere, pericolose, incluso il dissesto idrogeologico su cui non si fa niente perché non c'è una cura da parte dei comuni, c'è il silenzio, parla il silenzio. Parlano, starnazzano solo quando devono accusare l'anidride carbonica, l'attività umana, perché queste volontà individuano nell'essere umano il nemico. È una logica antiumana che deve portare, almeno nelle loro intenzioni, al grande reset, con le buone o con le cattive, della serie. Non ci sono riusciti con la paura pandemica, non ci sono riusciti precedentemente con il terrorismo islamico, adesso stanno battendo la gran cassa del mutamento climatico, ma sono nel panico. Ieri ho assistito per caso a un servizio del telegiornale di Sky, e parlavano di come la politica italiana sia in apprensione. Per cosa? No, non per la grandine, non per l'economia, non per gli sbarchi dei clandestini, no. È in apprensione per la divulgazione di false notizie. Ora c'è la moda, no, di queste fake news, notizie false. Questo neologismo americano che è stato imposto da anni, che in realtà sono loro seminatori di notizie false. Ma l'obiettivo qual è? L'obiettivo è censurare, reprimere qualunque dissenso, qualunque voce che vada contro la vulgata ufficiale. Questo l'abbiamo visto mettere in pratica, lo sappiamo molto bene. Ma sono nel panico perché hanno detto chiaramente che in base a un sondaggio oltre il 30% degli italiani si permette di non credere alla cosiddetta emergenza climatica. E un altro 30% mette in dubbio, si permette di mettere in dubbio la narrazione ufficiale riguardo alla transizione ecologica. Beh, quello è ovvio, basta usare la logica. Ma quindi questi italiani, nonostante siano un popolo di creduloni, un popolo che si fa spaventare facilmente, un popolo che purtroppo tende ad adeguarsi per paura, per sottomissione, a un certo punto non li puoi prendere in giro più di tanto. E abbiamo, lo ammettono loro, un buon 60% degli italiani che ormai non ci crede più. E questo è un problema per il sistema. Non tanto per il governo, perché il governo italiano non ha potere se non per gli affari correnti, per minime questioni. Lo sappiamo, siamo una colonia americana e è un paese pilota delle oscene sperimentazioni dell'Unione Europea. Il problema è un altro. Una volta, parliamo dei tempi della cosiddetta tanto vituperata Prima Repubblica, c'era una lottizzazione dell'informazione mainstream.
una lottizzazione stabilita su basi politiche. Ora, chiaramente c'erano comunque dei limiti e dei recinti, tante notizie non potevano essere date per convenzioni internazionali, e va bene. Però una classe politica che, ancora bene o male, pur rubacchiando, pur non essendo estremamente limpida, faceva comunque l'interesse della nazione, esercitava il proprio controllo anche sull'informazione, con una spartizione equa, potremmo dire. E Rai 1 era territorio della Democrazia Cristiana. E come Rai 1, di conseguenza, il TG1, il principale, quello che è sempre stato il principale strumento di diffusione di notizie in Italia. Poi è stato surclassato il TG1 da tante altre testate, però per anni il TG1 è stato il punto di riferimento per l'informazione in Italia, per milioni e milioni di italiani. Ed era pascolo esclusivo della Democrazia Cristiana, della cultura cattolica, chiaramente, e di tutto quello che comportava l'azione politica della Democrazia Cristiana. Rai 2 venne data sostanzialmente al Partito Socialista. Ci furono le proteste del PC e alla fine, ad uso e consumo del PC, che giustamente protestava perché voleva la sua fetta di torta, venne creata Rai 3. Venne creata Rai 3, il cui palinsesto informativo venne totalmente dato ai comunisti. E hanno saputo lavorare tutti e tre per creare la loro informazione di tendenza, e le persone, soprattutto negli anni 80, guardavano i loro telegiornali di riferimento. I cattolici tendevano a guardare il TG1, i socialisti tendevano a guardare il TG2, i comunisti se ne stavano arroccati guardando la rete di Guglielmi, il grande protagonista della stagione televisiva di quegli anni, Angelo Guglielmi, che fra l'altro ha lanciato tanti artisti, tanti uomini di spettacolo, quando ancora quelli erano comunisti veri. Poi si sono piegati totalmente e definitivamente alla globalizzazione, alle peggiori lobby internazionali. Ma questo per dirvi che una volta la politica controllava e gestiva e si spartiva l'informazione. Oggi non è più così. Oggi, nonostante che il TG1 sia comunque la testata di riferimento del governo di turno, sia i telegiornali, lei la Mediaset non fa eccezione, che i quotidiani, ad eccezione della Verità, che effettivamente negli ultimi 3 anni sta facendo un buon lavoro, sono tutti legati a doppio filo con determinate agenzie stampa da cui ricevono le notizie. Ormai sono pochi giornalisti che vanno a fare servizi di testa loro, che vanno a fare inchieste, che vanno a fare indagini. Ormai i giornali ricevono le notizie da determinate agenzie stampa, sempre le stesse. Infatti, se notate, spesso hanno tutti i titoli uguali. Corriere della Sera ha lo stesso titolo della Stampa, che ha lo stesso titolo della Nazione, che ha lo stesso titolo del secolo XIX o del Messaggero, eccetera, eccetera, eccetera. Perché lo stesso titolo? Perché le notizie sono preconfezionate, vengono da agenzie stampa che a loro volta appartengono tutte agli stessi circuiti, che sono circuiti sovranazionali. Circuiti sovranazionali che poi sono legati a fondi come BlackRock e a organizzazioni sovranazionali che ben conosciamo. Quindi non c'è più un'informazione nazionale in Italia, e spesso e volentieri i mezzi di informazione travalicano il governo, le aspettative del governo e anche i desiderata del governo, perché e obbediscono soltanto a queste agenzie stampa, altrimenti li tolgono i finanziamenti. Sappiamo benissimo come funziona il finanziamento che già esiguo, però c'è tutta una pioggia di soldi, no, che del finanziamento all'editoria, soprattutto alla stampa, ai giornali.
A parte una spartizione che viene fatta esclusivamente su base di basi politiche, no? Io me ne interessai anni fa. Ci sono delle riviste che non escono in realtà, che di cui viene fatto solo un numero pilota. Ora vi dico nomi a caso, non, perché non voglio andare in beghe legali. Tipo la raccolta dei funghi nel Molise. Un politico si fa una rivista ad hoc, ne fa un numero solo, la fa uscire in 50 esemplari. Quella rivista viene accreditata per connivenze varie al contributo pubblico, riceve magari 80.000 euro. Quello se li mette in tasca, poi la rivista la chiude. Ci sono riviste pornografiche che sono nell'elenco delle riviste che ricevono i finanziamenti di Stato. Cioè, veramente, magari poi neanche vengono stampate perché ormai tutto va nei video, cioè non penso neanche le vendano più. Poi ci sono i grandi giornali che si spartiscono la fetta del finanziamento pubblico alla carta stampata o comunque all'informazione mainstream, comprese le testate televisive. Ma certe testate, oltre ad avere il ricatto di dover attenersi a certe direttive, di non uscire dai binari, altrimenti li minacciano chiaramente di togliere i finanziamenti, più si attengono a quelle direttive, più ricevono bonus. Sapete quanti giornali italiani hanno ricevuto soldi da industrie farmaceutiche negli ultimi 3 anni? Tanti. Quante università legate a grandi gruppi giornalistici hanno ricevuto finanziamenti da grandi industrie farmaceutiche negli ultimi 3 anni? Gli elenchi ci sono, li trovate su internet e non sono completi. Ma sono soprattutto stati i giornali. Perché un grande quotidiano italiano, uno dei tanti, ormai dei pochi che ci sono, che fanno uno più schifo dell'altro, perché deve aver ricevuto, che so, 50.000 euro dalla Pfizer? Ha un senso? Sono piccole tangentine per mantenere la paura, per mantenere lo stato di tensione, per mantenere una certa versione dei fatti. E quindi chiaramente i giornali e anche i telegiornali stanno andando oltre la stessa volontà del governo. Perché io sinceramente, per quanto il governo attuale sia prono a certi poteri internazionali, io non penso che abbia tutto questo interesse ad alimentare il terrorismo climatico, anche perché certe situazioni di tensione che poi comportano stati emergenziali, comportano spese, oneri e problemi di carattere, di vario carattere, non penso che siano la priorità di questo governo. Ecco, anche qui vedete il fatto della follia. Ora stanno parlando di smart working per il caldo. Stanno parlando e stanno applicando la cassa integrazione al di sopra di 33 gradi. Ma ci rendiamo conto che è una bestialità? Ora, chiaramente una fabbrica che è aperta di luglio ed agosto, magari un'officina metallurgica o una fabbrica dove vengono assemblate parti meccaniche, deve avere anche per giustizia sociale delle forme di condizionamento dell'ambiente interno, dei condizionatori. Cioè, non puoi far lavorare degli operai al caldo. E secondo me una fabbrica che non ha condizionatori d'estate dovrebbe chiudere e basta. Perché non puoi far lavorare degli operai con i climi estivi in genere. Però figuriamoci se in Andalusia, dove i 47-48 gradi d'agosto sono la norma, mandano la gente in cassa integrazione per il caldo. Cioè, o in Messico. Ora in Italia, l'Italia deve essere sempre il paese pilota, no, di questi esperimenti sociali, di questo lavaggio del cervello. È successo per le questioni pandemiche, adesso stanno tentando di rifare il lavaggio del cervello, di utilizzare l'Italia come paese pilota per il terrorismo climatico.
E certi politici si accodano. Anche certi politici andrebbero denunciati per terrorismo, come certi giornalisti, come certi attori. Cioè, ora vediamo uno dei soliti attorucoli, figlio d'arte, che è famoso per essere stato un delatore per le questioni più schifose, è tornato alla carica dicendo: ah, i negazionisti del clima andrebbero tutti denunciati. Invita addirittura a fare le delazioni, a denunciarli sulla base di che? Stanno creando ora lo spauracchio del negazionismo climatico. E ci sono dei solenni imbecilli che addirittura, imbecilli pericolosi, vorrebbero applicarlo, vorrebbero farne una legge. Cioè non gli basta più il negazionismo del pensiero, non gli basta più il controllo orwelliano dell'informazione, adesso vogliono arrivare a colpire, a reprimere o addirittura incarcerare chi mette in dubbio la versione ufficiale dei cambiamenti climatici. Ma vi rendete conto che follia? Dobbiamo reagire. Basta andare in un supermercato, basta andare in un qualsiasi negozio o per strada in questi giorni, l'unico argomento di cui la gente parla è caldo. Io l'ho mandato a quei paesi diversi, gente che conosco e che mi ferma per salutarmi, oh madonna, è caldo. Io, ma caldo che? Cioè, è estate, che pretendi che ci siano 10 gradi? Ma stai zitto, cioè, ma io li zittisco subito e rimangono perplessi. Ma come? Lui non teme il caldo? No, non lo temo, non mi frega niente, anzi, per me più è caldo e meglio sto. Però, non a tutti il caldo piace, però non rompete i coglioni, cioè, basta, non vi fate condizionare. Questa non è l'estate più calda di sempre. Abbiamo avuto un maggio freddo e piovoso. È piovuto ininterrottamente. No, abbiamo avuto un maggio di siccità, però a clima mite. Abbiamo avuto un giugno piovoso e piovuto tutto giugno. Ed è sparita l'emergenza siccità, guarda caso. È stata la siccità più piovosa di sempre, come ha detto Gianluca in un suo editoriale. Poi abbiamo avuto un luglio normale, finalmente un luglio normale estivo, che si sta concludendo con eventi meteorologici apparentemente estremi, ma dovuti a cosa? È lì che volevo arrivare. Allora, certe forze militari, come certe elite politiche, hanno ormai delle armi climatiche e le stanno usando da anni. Armi climatiche che non solo possono provocare incendi con addirittura dai satelliti, ma sono perfettamente in grado di creare ad arte eventi estremi, uragani, tornado, grandine. E non è un segreto per nessuno. Queste armi ce l'hanno. E io, qui facciamo finta che, facciamo veramente finta che, perché non posso provare niente, non sono un meteorologo, ma io non escludo il dolo. Io non escludo il dolo. E quando vedo certi eventi estremi, certe grandinate violente, certe alluvioni che poi dipendono da molte questioni, soprattutto non solo di trascuratezza del territorio, di mancata pulitura dei canali, ma dipendono spesso dalla manutenzione delle dighe o dall'apertura improvvisa di dighe quando non devono essere aperte, da tanti 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 fattori. Ma io non escludo il dolo nei confronti di certi eventi meteorologici estremi. Facciamo finta che. Mettiamo che per incrementare ulteriormente il terrorismo climatico, per cercare di convincere quel buon 60% degli italiani che ancora non è convinto, no, che ci sia un'emergenza climatica, giustamente, o che si pone dei dubbi, che eserciti il proprio diritto di senso critico, di ricorso al senso critico, il proprio libero pensiero, vogliono cercare di convincere questo 60% con eventi meteorologici estremi, scatenandoli. È un'ipotesi la mia, guardate bene, però non potrebbe essere, secondo me, molto lontana dalla verità, causando enormi danni economici, ma soprattutto morti e feriti. Cioè, è morta una ragazzina
che faceva un campo scout, ce ne rendiamo conto, in uno di questi. Ora, appunto, può succedere, per carità, un albero può cadere, ma io vedo il dolo dietro a tanti eventi meteorologici estremi. E non torna, per esempio, non mi capacito io di giustificare questa tropicalizzazione del clima che si sta creando nel Mediterraneo. Apparentemente non ha un senso logico e soprattutto non trova una risposta nelle versioni ufficiali di certi scienziati allineati con la vulgata di regime. Ora io vi dirò una cosa che potrà sconvolgere molti. Non ho prove assolute di questo, ma ho avuto tante conferme indirette da parte di persone che ho contattato anche all'estero. Secondo alcune fonti, mettiamola così, sto cercando anche di dosare le parole perché è una questione molto delicata e bisogna evitare in tutti i modi, anche per la salvaguardia di questo canale, ripercussioni. Molte fonti sostengono che fra il 2019 e il 2020, e sto parlando di fonti accreditate, fonti scientifiche, scienziati esteri, americani, indiani, canadesi, fra il 19 e il 20 ci sarebbe stato uno scivolamento, uno slittamento della crosta terrestre sul mantello. Uno scivolamento molto simile a quelli che studiò quel grande scienziato che era Charles Hapgood. Lui aveva teorizzato che negli ultimi 100.000 anni ci siano stati sostanzialmente tre grandi slittamenti della crosta terrestre sul mantello. Voi immaginatevi un'arancia. Per fare un esempio pratico, immaginatevi che la buccia dell'arancia possa muoversi liberamente sopra il frutto. Immaginatevi che la buccia dell'arancia possa scivolare di qualche centimetro, o in avanti o indietro. Questo cosa comporta? Questo comporta un violento cambio della latitudine, un violento cambio dei poli. E Hapgood dimostrò che il Polo Nord negli ultimi 100.000 anni ha cambiato tre volte ubicazione. Polo Nord, che circa 80.000 anni fa si trovava nel mare della Groenlandia, si sarebbe poi spostato violentemente e repentinamente, a causa di uno slittamento della crosta terrestre, lungo il corso del fiume Yukon nel nord-ovest degli Stati Uniti, ai confini con praticamente ai confini col Canada, praticamente in Alaska, cioè nella parte dell'Alaska che confina col Canada. Poi, attorno al 9500 avanti Cristo, e guarda caso questo va a collimare con le datazioni forniteci da Platone per la fine di Atlantide, il polo si sarebbe bruscamente nuovamente spostato. Dove? Nella posizione attuale. Ma prima ancora, 10.000 anni prima, si era ancora spostato, perché dalla baia, dal corso del fiume Klondike, il polo si era spostato alla baia di Hudson, dove era rimasto per circa 10.000 anni. Quindi la cosa inquietante è che circa ogni 10.000 anni, 10-12.000 anni, avviene uno slittamento, avverrebbe, diciamo, facciamo finta che, ecco la baia di Hudson in Canada, questa era la sede del Polo Nord fino a circa 12.000 anni fa. Non a caso molti antichi templi, molti luoghi sacri, sono orientati verso il vecchio polo. Questo implica che il loro tracciato originario, anche se magari poi sono stati ricostruiti o rimaneggiati nei millenni successivi, ma il loro progetto di costruzione risalga quantomeno a prima del 9500 a.C.
sto parlando dei templi di Angkor Wat in Cambogia, sto parlando di Teotihuacan in Messico e tanti altri siti. Quindi abbiamo avuto un polo che prima si trovava nel mare di Groenlandia, poi lungo il corso del Klondike, poi nella baia di Hudson, e che poi, circa 12.000 anni fa, violentemente si è spostato nella posizione attuale, determinando che cosa? Determinando un grande scioglimento della calotta polare Laurentide sul Nord America, un innalzamento del livello dei mari e degli oceani in tutto il mondo di oltre 130 metri, nel Mediterraneo addirittura 150, e la glaciazione della Siberia, che all'epoca era clima temperato. Quindi vedete quanti mutamenti climatici avvengono per cause non dipendenti dall'attività umana. L'uomo è un semplice spettatore. Anche questa civiltà industriale è una semplice spettatrice di quello che avviene. Ma non lo dico io, lo dicono scienziati, che l'attività umana, l'attività dell'industrializzazione degli ultimi secoli forse ha inciso un 1% sulle emissioni di anidride carbonica. Anidride carbonica che viene... che genera la vita, perché è la base stessa della vita su questo pianeta, ma ce ne rendiamo conto. Quindi io volevo lanciare questo appello in termini chiari, in termini comprensibili. Sta succedendo qualcosa di strano. Se effettivamente c'è stato questo slittamento della crosta terrestre, piccolo, piccolo ma non tanto, di 2,5 gradi, e secondo quanto mi riferiscono sarebbe stato uno slittamento di 2,5 gradi in direzione sud-est. Ora, se prendiamo una qualsiasi cartina geografica dell'Italia, troviamo la latitudine e la longitudine e sono riportati i gradi. Fate presto il calcolo. Voi prendete la vostra città, il luogo dove vi trovate, e fatelo scendere sulla base della cartografia terrestre di 2,5 gradi in direzione sud-est. Vedete che Roma va a finire più o meno alla latitudine di Patrasso. Ora non ho una cartina sotto mano, ma o quantomeno alla latitudine di Atene. È un qualche cosa di inquietante, perché migliaia di persone in tutto il mondo da pochi anni stanno segnalando che il sole non sorge più e non tramonta più dove veniva da sempre visto sorgere e tramontare. Ci sono delle anomalie. Io ho fatto fare anche delle verifiche da amici architetti. Questa è grossa ed è verificabile, la potete riscontrare. Ci sono delle forti anomalie nelle mappe catastali degli anni 80, 90, 2000 non sono più aggiornate con la bussola. C'è una discrepanza con il polo nord, con la direzione del nord, e questo è inquietante. C'è stato quindi un piccolo scivolamento che secondo me potrebbe essere, e ci siamo, perché se il precedente è avvenuto 12.000 anni fa, io non escludo che sia alle porte un nuovo scivolamento della crosta terrestre. Non so cosa potrebbe accadere, ma sarebbe un qualche cosa di devastante. Sarebbe un qualche cosa di devastante perché altererebbe in maniera permanente, per i millenni successivi, il clima di interi continenti. Intere aree del mondo finirebbero ghiacciate in poche settimane, come è successo alla Siberia nel 9500 a.C. La Siberia, che era di clima temperato, tutta la fascia artica, la fascia che si affaccia sul mare Artico, era clima temperato, con cavalli, bisonti, animali che pascolavano, mammut, esseri umani, che sono stati spazzati via nel giro di poche ore da enormi colate di acqua e fango, colate che sono gelate in poche ore, o tutt'al più in 1 o 2 giorni.
lo dimostrano i migliaia di mammut che ancora continuano a trovare nel nord della Siberia, perfettamente congelati, ancora con la pelliccia, e con nello stomaco trifoglio, ranuncoli e altre tipiche piante del clima temperato. Riflettete su queste cose. Se dovesse veramente verificarsi uno scivolamento brutale, repentino, di 10, 12, 15 gradi della crosta terrestre, come è avvenuto in passato, potrebbero morire di colpo centinaia di milioni di persone. E questo non è voler fare terrorismo, è ipotizzare uno scenario che si è già verificato puntualmente in passato parecchie volte, quantomeno 4 volte negli ultimi 100.000 anni. Cioè per 4 volte negli ultimi 100.000 anni i poli hanno cambiato ubicazione. L'ultima volta l'Antartide si è ricoperta definitivamente di ghiacci. L'Antartide che in buona parte era coperto da foreste, da fiumi e da laghi. Quindi ci nascondono qualcosa, chiaramente. Ci nascondono qualcosa. Questo slittamento di 2,5 gradi della crosta terrestre, io invito tutti coloro che sono in grado di misurare queste cose, di verificarle, di quantificarle, perché io non pretendo di avere ragione. Vi sto segnalando di aver ricevuto queste informazioni. E il bello è che le ho ricevute da più fonti diverse, non in contatto fra loro, che mi hanno confermato sottovoce, fra i denti, come a dire, questa è una cosa che in giro non si dice, non si può dire, ma ci sarebbe stato uno slittamento di 2,5 gradi in direzione sud-est. Chiaramente non riguarda solo l'Italia, ma l'intera crosta terrestre. Quindi anche, che so, anche Berlino sarebbe scivolata 2,5 gradi in direzione sud-est, anche Londra. Cioè, per farvi un esempio, per farvi capire, è stato un fenomeno globale. Immaginate sempre l'arancia, la buccia che scivola sul frutto, comportando un cambiamento della latitudine e della longitudine. Che situazione, eh? Quindi però, anche se non ce la dicono tutta, anche se stanno provocando, secondo me, con dolo, situazioni estreme per terrorizzare la popolazione, rifiutiamo categoricamente questo terrorismo climatico. Rifiutiamo soprattutto questo ultimo attacco alle nostre libertà e queste deliranti accuse di negazionismo climatico, perché veramente hanno toccato il fondo questi qua. Sì, ormai non essere a favore di questa narrazione climatica vuol dire diventare di destra, di colpo sei di estrema destra, sei un fascista, sei bigotto, e di colpo, come dicevi all'inizio, vieni però attaccato e non ti impediscono di parlare, vieni censurato, quindi di colpo sembra che quelli di estrema destra sono loro, quindi c'è sempre, si ritorna 2 o 3 anni fa. Allora, 2 o 3 spunti al volo agli amici che ci seguono, invito a rivedere la puntata con Nicola Scafetta che trovate su Facciamo Finta Che, si intitola La truffa della CO2, si collega con quanto hai detto all'inizio, e un'altra puntata tua che si intitola Del sentiero di Atlantide, quando il polo era un altro, giusto? Era una cosa. Sì. E già ci avevi accennato queste cose, prendendole con le pinze, come già hai fatto adesso, però sai, aumentano le persone che ti danno questo feedback, i ricercatori, quindi anche gli amici a casa ci stanno aiutando, stanno verificando, quindi continuate a indagare, magari mandarci foto, provare a fare studi del territorio, anche sulle carte catastali, come diceva Nicola, o sui... Invito anche, visto che di recente abbiamo trattato l'argomento del Vastu e dell'architettura dei Veda, su Facciamo Finta Che, a guardare anche le costruzioni magari antiche che interagiscono con il sole, quindi ai solstizi, agli equinozi, e vedere se è cambiato qualcosa anche solo leggermente. Sono metodi empirici, ma che possiamo mettere insieme e utilizzare. E poi aggiungo una cosa, che quando andavo a scuola da piccolino, alle medie e superiori, c'era già un po' questa narrazione green e ci imponevano, insomma, di salvare il pianeta. Ci dicevano, ragazzi, save the planet, salviamo il pianeta. E io già da bambino gli dicevo, guardate che il pianeta si salva da solo.
ci spazza via in pochi migliaia di anni e poi si ricostruisce. Quindi salviamo l'essere umano piuttosto e manteniamolo non inquinato, l'ambiente, come dici tu. Allora, io ho anche una sorpresa, Nick. Possiamo provare a collegarci con la DeLorean, oltre al tempo, anche con lo spazio, e provare a vedere se riusciamo a sentire Gianluca, anche solo in voce. Proviamo a farla entrare? Dai. Vediamo, diamo intanto... Bentornato a casa, Gianluca, ci senti? Ciao. Eccoci amici, sì, ci sono, grazie. Oh, ti sentiamo. Mi collego brevemente, userò tutta la connessione sull'audio, piuttosto che andare a scatti, vi beccherete la mia foto disegnata, mi scuso per questo, ma intanto volevo ringraziare Nicola perché ho seguito, ha fatto un bellissimo intervento fin qui e mi fa veramente piacere tenere il livello così alto, non dovremmo dircelo da soli, però veramente in un momento di confusione il fare 7 giorni su 7 una squadra che si dà i cambi, questa sorta di staffetta, è un livello che veramente neanche il servizio pubblico riesce a fare. Quindi pur di non lasciare da soli i nostri amici a casa, ci colleghiamo nello spazio, nel tempo, ci diamo i turni, e questo è veramente frutto di un lavoro di squadra. E come un commento, fra l'altro ringrazio anche Nicola per aver citato l'editoriale, e questa sarà poi una sorta di anteprima dei temi che approfondirò nell'editoriale, ma voglio dare un po' di spunti, perché innanzitutto per far finire questa follia climatica basta uscire fuori dall'Europa e si vede come al resto del mondo, al resto degli altri giornalisti, frega cazzi proprio di quello che vi stanno raccontando come se fosse veramente un'emergenza. E io dico, se ci fosse qualcosa di reale, pensate che il resto del mondo non intervenga o quantomeno non ne parli? No, vi posso garantire che fuori dall'Europa di sta cosa non ne parla nessuno. Quindi anche questa cosa che i media dicono perché la zona più colpita è l'Europa. No, è che qui la scure della propaganda e della censura sta cercando di fare l'ennesima porcata, e a dimostrazione di questo stanno riciclando la macchina sanitaria a favore di quest'altra pagliacciata, e lo ridico ancora più forte, non me ne frega niente se qualcuno vuole mettere il penale, sono dei pagliacci. L'OMS fa dichiarazioni sul clima, e spiegatemi, dopo che per anni hanno detto solo gli addetti al settore possono parlare, sulla sanità parliamo noi, voi non siete nessuno, adesso loro si prendono la briga di parlare a cazzo del clima, quindi l'OMS si conferma un'organizzazione di pagliacci. Dopodiché gli stessi, sto cercando un modo di dire, ma virologi da salotto, gli stessi, adesso vengono sentiti sul clima. Ma come se fosse normale, no? D'altronde di marionette ci abbiamo già queste, perché crearne di nuove? Si preoccupano solo di far in qualche modo rimangiare la parola ai meteorologi, censurarli anche qui come nel 2020, premi Nobel censurati dal fatto che parlano di questa cosa, quando non gli conviene a loro sono tutti rincretiniti, si rimangiano premi Nobel, premi e qualunque cosa, titoli di studio, solo loro possono parlare di questa cosa. Anche qui Mattarella di nuovo sceso in campo per la roba del clima, il ministro della protezione civile ha detto che il clima sarà la prima e unica priorità del quale si occuperanno, il finto papa, eccolo lì anche il finto papa che scende in campo e dice la sua pappardella memoria a favore del clima, e di nuovo tutti, come citava anche prima Nicola, da Gassman alla selvaggia Lucarelli, cade un altro mito, Frankie Energy, che dice la sua sul negazionismo climatico, anche lì tutti clown del sistema, e la chiamata alle armi è stata più forte di quella del 2020. Stringiamoci a coorte veramente, perché quello che hanno in serbo è veramente un 2020 plus, quindi hanno veramente un 2022 la vendetta, ecco, quindi stanno cercando in qualche modo quello che siamo riusciti a fermare nel 2020, stanno cercando di riproporlo questa volta sotto un altro nome.
qualcuno comincia già a lanciare, si porta avanti, perché allora la corrente atlantica, quindi d'estate l'Europa avvolta dal ghiaccio, quindi pensate un po', noi li sfottavamo, no? Dicendo allarme spoiler, adesso estate fa caldo, ve ne dico una, fra 6 mesi inverno e fa freddo, attenzione, ecco, quindi anche lì rischiano nevicate a dicembre, attenzione, ecco, il ghiaccio a gennaio. Questo è, noi lo diciamo per ridere, questi ci riempiono titoloni di giornali, e faccio anche un giro intorno al mondo, perché non solo al resto del mondo non frega niente delle follie europee, sappiate che l'Europa e i cittadini europei sono sempre più zimbello dei paesi extraeuropei che lì, cioè, ci sfottono, signori, ci sfottono, a dire ma tanto voi non avete capito, il problema più grosso è la botta economica che vi arriva, sono i vostri politici, siamo lo zimbello dei paesi del cosiddetto terzo mondo. Abbiamo, fra l'altro, facendo un rapido giro intorno al mondo, Israele, crisi da guerra civile praticamente conclamata, l'ex primo ministro l'ha annunciato, è ormai purtroppo una, dice lui, una realtà questa guerra civile che sta in qualche modo serpeggiando nelle file di Israele, e anche lì sarebbe da chiedersi come mai queste due fazioni, una in mano a Soros e compagni, l'altra più tradizionalista, questo al di là di chi ci può rimettere è sicuramente buon segno, perché la spaccatura che parte di lì presto dovrebbe vedersi anche nel resto del mondo, che per ora pare parlare una lingua sola, quella della propaganda e del fascismo progressista. Ecco, in qualche modo, ruotando in giro, abbiamo ancora in Niger un colpo di Stato, anche qui zampino della Wagner. Vi ricordate quando abbiamo detto i soldati russi, questi soldati Wagner in realtà avrebbero semplicemente spostato le operazioni sull'Africa? I risultati non si sono fatti attendere. Colpo di Stato in Niger, e anche qui cade l'ultima, in qualche modo, marionetta a favore della Francia e del franco, in qualche modo, africano, quindi anche lì i video di Meloni, eccetera, eccetera. Anche qui la Russia gli sta smontando tutti gli afflussi di denaro, e anche questo è indice del fatto che probabilmente la guerra russo-ucraina, ma in realtà è NATO-atlantismo contro la Russia e il nuovo mondo che viene fuori, in realtà sta per volgere al termine. Dall'altra parte dell'America sono pieni di problemi, oltre al caso Biden, che è molto censurato, quindi sul figlio non ne parlerò, ma vi voglio parlare del fatto che, non so se avete sentito, che un altro cuoco, e dico un altro perché non è la prima volta, un altro cuoco personale di Obama viene ritrovato morto, annegato, e Obama stesso pare abbia, usiamo il condizionale, ma pare abbia impegnato molte risorse nel convincere la moglie a non fare l'autopsia, anche qui guarda caso, e pare che in qualche modo Galeotto fu un libro che stesse scrivendo questo ex chef di Obama, con tanto di nomi e cognomi di un deep state che non doveva essere nominato, guarda caso. Comunque, diciamo che fare il cuoco di Obama non porta benissimo, visto che è già il secondo che in qualche modo va all'altro mondo. Anche qui, insomma, basta guardare un po' fuori dall'Europa e dal nostro paese per capire che qualcosa si sta muovendo, per capire un pochettino quelle che saranno le tendenze. Ovviamente sulla follia della Germania, sulle nuove campagne pubblicitarie controproducenti che si stanno in qualche modo verificando in Europa, la settimana della moda in Germania, vi mostrerò delle foto raccapriccianti nell'editoriale di questa settimana, adesso poi con me diciamo quando la andiamo a svelare. Anche lì l'America, fra l'altro, ha il pensiero del bisogna fare allattare gli uomini, quindi chi se ne frega se è dannoso o meno per i neonati, stanno impegnando un sacco di risorse a favore della parità e dell'uguaglianza, quindi è un diritto anche per l'uomo allattare al petto, perché non è un seno, spiegheranno che l'uomo ha il petto, non ha il seno, al di là di cosa possano dire. Fra l'altro anche qui c'è Mazzucco che ha fatto un bellissimo articolo a proposito, vi invito ad andarlo a recuperare, e anche il Papa ha fatto una gaffe
perché ha detto a una persona transgender Dio ci ama così come siamo. Però è un eufemismo dirlo a qualcuno che sta compiendo delle operazioni chirurgiche per cambiare genere, perché se Dio ci ama così come siamo, non dobbiamo fare interventi chirurgici per andare a correggere quello che lui ha creato, no? Quindi, ma forse può allattare anche lui. Cioè, a qualcuno dovrebbe dire al Papa che per la lingua italiana e non solo, cioè, se ci ama così come siamo, allora non lo devi dire a uno che sta spendendo risorse e si sta modificando da qualunque, perché è un ossimoro. Ecco. Comunque, di questo e molto altro parleremo nell'editoriale. Io continuo a seguirvi dietro le quinte perché non so quanta connessione mi sia rimasta. Rimaniamo uniti, voglio ringraziare tutte le persone che ci stanno mandando documentazioni, ci stanno mandando le foto di tutte queste grandi nate anomale. Vedo anche i mercenari Geopop pronti in prima linea, lavorando anche la sera con dei documentari che, guarda caso, sempre in rete vanno a combattere un po' le formazioni vere che partono dalla controinformazione. Vedo i franchi tiratori della controinformazione sempre pronti, ma di questo ci abbiamo fatto anche un po' l'abitudine, purtroppo. Mentre non si capisce bene con che cosa servano i media, i titoli dei giornali, come diceva prima Nicola, vi dico anche quella che è una follia, quindi spostare il canone Rai non solo sulla bolletta della luce, ma pensate un po' a tutti i possessori dei telefonini, quindi si sono accorti che c'è molta gente che ha intestato i telefoni rispetto a gente che ha intestato i televisori o bollette della luce. Quindi sappiate che se questa proposta, per ora ne stanno parlando, ma se la proposta dovesse andare a buon fine, il canone Rai se lo sucano anche tutti i possessori dei telefonini, ok? Quindi sappiate che poi questi soldi penso verranno impiegati per in qualche modo finanziare i fact checker con gli algoritmi pompatissimi, con canali ridicoli, con centinaia di migliaia di persone che non è in qualche modo plausibile, i numeri non tornano, ma li fanno sembrare come coloro che devono andare a sbugiardare. Vi invito anche a vedere come in realtà un articolo della Verità che citava anche prima Nicola, ha fatto un ottimo intervento prima Nicola, ha citato anche la Verità, che viene fuori che il progetto che stiamo vivendo oggi viene fuori dal Club di Roma negli anni 70, così come diceva anche Mesbeth, e da metà degli anni 70, noi che abbiamo vissuto gli anni 80 da piccolini, e l'ONU, è la NATO, è l'uomo, è un cancro per il pianeta, e allora salviamo il pianeta dall'uomo, eccetera, eccetera. Quindi è un qualcosa che avevano pronto da tanto tempo. Così come per una mera legge algebrica, facendo il conto dei sieri talmudici che hanno prodotto in questi anni, in realtà non tornano i conti, la produzione, solo con il numero, venendo fuori il numero di quanti ne avevano pronti, viene fuori che la produzione deve essere per forza partita anni e anni prima per raggiungere quelle cifre. E anche qui allora qualcuno prima o poi dovrà spiegare il perché. Continua anche la farsa degli incendi, non siamo una redazione pagata con i fondi pubblici, ma chissà come mai noi abbiamo trovato anche i video dei piromani che stanno in qualche modo distruggendo la Sicilia e di conseguenza anche quello che accade in Grecia, ma al governatore siciliano fa molto più comodo cancellare tutti gli errori, invocare l'emergenza e dare la colpa al clima piuttosto che andare a capire che cosa realmente accade sul suolo siciliano e non solo, perché è usanza comune a tutti i paesi del Mediterraneo, quella di autobruciarsi in modo doloso i propri territori per poi, guarda caso, costruire altri business su business, tra cui io rinnovo anche l'invito che fece Nicola dell'abolire la protezione civile. Questo veramente, più passano i mesi e più Nicola aveva ragione su questo. Un'altra cosa che vi voglio dire, l'unica cosa che prende fuoco da sola, sapete cos'è? Le auto elettriche. Basti vedere anche purtroppo i morti che ci sono, ma anche una nave salpata dal nord dell'Olanda che sta affondando perché piena di automobili ha preso fuoco. Ci sono i video, sono in qualche modo danno i brividi a vedere quel rogo su quella nave che sta affondando, e pensate un po' da quale auto è partita, ovviamente da un cesso elettrico a pedali, ecco, e anche questo
in qualche modo e spunto per le nuove riflessioni che andremo a fare. Mercato dell'automobile ridotto ai minimi termini. Ricordo che l'Italia non ha più la Fiat e dopo una marea di fondi pubblici nessuno chiede spiegazioni agli Agnelli, agli Elkan, del come mai i soldi siano finiti in Olanda e la Fiat sia finita a Stellantis, che è dei francesi, e nessuno parla di tutti quei soldi pubblici dati, fra l'altro adesso per proporre quelle cagate di 600 e Topolino elettriche. Quindi anche questo è uno spunto di cui parleremo. Io per ora mi rimetto dietro le quinte e vi ascolto in religioso silenzio. Un abbraccio a tutti i fedelissimi veterani abbonati, chiunque può contribuire con le donazioni. Stiamo preparando anche gli shorts, vedete che anche la macchina delle clip, degli shorts e dei contenuti brevi su Telegram, Instagram, Facebook non si è mai fermata. E vi aspetto poi dal vivo a San Marino, ci tengo veramente un sacco a questo evento, poi Nicola ci dirà se riuscirà a essere dei nostri, mi farebbe veramente piacere, così come in tutti gli altri eventi li facciamo finta che. Un abbraccio anche a Tom virtuale, che è padrone di casa di Base Terra, e con lui stiamo in qualche modo andando avanti anche grazie al suo contributo. Non ci fermeremo per la pausa estiva, in un modo o nell'altro a turni, a staffetta, vi faremo compagnia tutta l'estate. E un abbraccio anche a chi metterà like, metterà i cuoricini da un dispositivo e condividerà la puntata con chi penserà essere in qualche modo interessato. L'ultimo spunto di ricerca è una strana casa che Elon Musk si sta facendo fare nelle Dolomiti. Ispirato al carapace di una testuggine, sfugge un po' il numero degli oltre 15 bagni locali. Guarda caso, potrebbe in qualche modo essere la copertura per un bunker? Perché Elon Musk si sta facendo costruire una casa bunker sulle Dolomiti? Ne ha parlato Dago Spia, l'ipotesi bunker non arriva da Dago Spia, ce la in qualche modo stiamo ricercando noi e staremo a vedere che cosa succederà. Quindi occhio anche a questa storia. Continueremo ad indagare. Per tutti i vostri spunti, le email ci sono, grazie Mesbet, tutto lo staff che sta lavorando anche per leggere i messaggi, le email ci stiamo organizzando, se ci avete contattato in passato e non vi abbiamo risposto, vi chiediamo scusa, ma in queste settimane ci stiamo adoperando con più persone che ci danno una mano. Quindi anche grazie alle vostre donazioni, al vostro contributo, sappiate che nelle prossime settimane dovreste vedere, anzi lo vedrete, voglio essere ottimista, sicuramente un cambiamento sui tempi in cui riceverete una risposta, perché per un attimo siamo stati spaesati dalla mole di messaggi che arrivavano su tutti i social e tutte le mail. Cerchiamo di mettere un po' d'ordine affinché tutti possano avere quantomeno una risposta a quello che ci avete scritto. Se ci avete contattato e non avete mai ricevuto risposta, vi chiediamo scusa, provate a rifarlo nei prossimi giorni. E con questo concludo. Grazie amici. Grazie mille a te Gianluca, anche quando sei, diciamo, lontano trovi il tempo per starci vicino. E grazie del contributo. Allora, io andrei avanti quasi verso la chiusura, aggiungerei un paio di cose al volo. Che dici Giallo, intanto sì, metto Gianluca qua sotto, ma se vuoi intervenire fammi un cenno che ti reinserisco. Allora, io avevo preparato questo spunto, guarda, ti faccio vedere la foto, perché sai, tu dici eventualmente se quello che hai ipotizzato tu fosse vero e qualcuno ne fosse al corrente, o avesse anche solo paura di questo, dici, magari sai, si premunirebbe di nascondere in un bunker abbastanza sicuro qualche seme, qualche per il futuro, per poter ripiantare qualche specie, qualche varietà importante. E infatti, questa è la foto, è localizzata vicino alla cittadina di Longyearbyen, nell'isola norvegese di Spitsberg, sì, 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 nel remoto arcipelago artico delle isole Svalbard, cioè già qua, capite dove, sembra quasi un racconto mitologico, a 1200 km dal polo nord, sì, il Global Seed Value garantisce la conservazione a lungo termine di duplicati di semi conservati nelle banche del germoplasma di tutto il mondo. Io non vi dico chi sono i finanziatori di questo progetto, vi invito a farvi una ricerca e scoprirlo da soli. Magari ne parliamo settimana prossima, mi dite i risultati. Sono sempre loro. I soliti nomi noti. Ecco. Sì, ma perché lo sanno? Il potere sa molto bene che queste, cioè che le catastrofi sono cicliche.
il primario interesse del potere qual è? È sopravvivere a queste catastrofi cicliche e tenerle nascoste all'opinione pubblica. Nella scienza, tra virgolette, hanno fatto di tutto per cancellare le prove, le tracce, le evidenze della ciclicità di queste catastrofi. Anche in geologia, nonostante che la geologia sia una scienza giovane, che ha due secoli, ma in geologia hanno combattuto certi cattedratici, certi soloni accademici per secoli, per decenni, e le teorie catastrofiste in favore del gradualismo, come a dire sì, i cambiamenti avvengono nell'arco di milioni di anni, hanno sempre cercato di tenere nascosta all'opinione pubblica il fatto che purtroppo la Terra affronta ciclicamente non solo dei cambiamenti climatici dovuti all'attività solare, ma anche delle catastrofi che ne alterano la superficie e che vanno a modificare i poli, la dislocazione dei continenti, vanno a far sommergere terre emerse, vanno a far emergere terre che erano sommerse, alterano il mondo e che mettono a dura prova l'esistenza della stessa civiltà umana, che spesso ricomincia dalle proprie ceneri. Quindi il potere vuole sopravvivere, il potere fa bunker da anni. Questo qui in Norvegia è soltanto il caso più noto ed emblematico, ma esistono, ve lo dico con certezza, diverse altre strutture simili in tutto il mondo. Come esistono migliaia di città sotterranee, migliaia di bunker sotterranei, nelle località più profonde, più ritenute più sicure nelle montagne rocciose in America, ce ne sono anche sulle Dolomiti, e non voglio dire altro. Ce ne sono anche sull'Appennino, nonostante che sia zona sismica. Ci sono dei pazzi che hanno creato delle intere città sotterranee sull'Appennino Italia. Ma il potere quindi lo sa molto bene. E uno dei primari interessi del potere è continuare a pascolare il popolo bue nell'ignoranza. Quindi svegliamoci, prendiamo coscienza di quello che ci vogliono nascondere. Cioè, non possono più negare l'evidenza, perché se la crosta terrestre sta scivolando, lo vediamo dal sorgere del sole, dal tramontare del sole. Questo spiegherebbe il vero motivo della, a prescindere dagli interventi dolosi, dall'irrorazione chimica, eccetera, eccetera, dalla geoingegneria, ma questo spiegherebbe il vero motivo di un aumento delle temperature in Italia dal 2020 ad oggi. Pensateci. Uno slittamento di 2,5 gradi in direzione sud-est spiegherebbe, giustificherebbe un lieve aumento delle temperature che effettivamente c'è stato in Italia negli ultimi 3 anni. Sì, ecco, aggiungiamo poi che è cambiato da quest'anno il metodo di rilevamento, rilevano al suolo, anziché come hai detto prima. Poi, ad esempio, qua vi mostro questo, un grafico difficile da spiegare per farvi capire. Sarebbero un grafico di una variazione delle medie delle temperature, diciamo, negli ultimi anni. A livello mondiale, diciamo, a livello collettivo, a questi ricercatori risulta un leggero calo addirittura dal 2016 in poi. Quindi vedete che, come diceva Nicola all'inizio, ci sono dei dati in controtendenza, comunque da scienziati validi, da centri di ricerca validi e autorizzati, però vengono messi in ombra, vengono declassati. A volte la laurea di qualcuno conta di più della laurea di qualcun altro, presa magari negli stessi istituti. E quindi vediamo che è propaganda e manipolazione, quindi non più scienza o ricerca. Vuoi aggiungere un qualcosa? Guarda, qui ti mostro anche al volo, per confermare quello che hai detto prima, un'altra foto trovata sempre dalle stesse fonti, diciamo. Mostra un aumento dei ghiacci della Groenlandia negli ultimi anni. Quindi... No, c'è un aumento generalizzato dei ghiacci in tutto il mondo negli ultimi anni. Ma, ve l'ho detto, stiamo andando verso una fase più fredda. Il fatto che ci sia stato un aumento delle temperature nella fascia temperata in Italia, se è vero questo slittamento della crosta, comporta, con una alterazione del polo che c'è stata, comporta un raffreddamento di altri territori. Territori che magari erano nella fascia temperata nell'emisfero meridionale e sono andati leggermente più giù e si sono raffreddati.
Pensateci. Allora, direi che per oggi abbiamo dato. Ti ringrazio tantissimo per questi spunti, per aver trovato anche il tempo, la voglia, l'energia di continuare anche in queste settimane comunque calde, anche se non anomale, siamo a luglio, ma settimane di luglio, continuare a aiutarci nel lavoro di redazione, anche i giorni in cui vedete che magari o Nicola, o Gianluca, o io, o Tom non riescono a essere presenti a una diretta. Sappiate che comunque è il lavoro di ricerca, di approfondimento, di incrociare i dati, quindi il lavoro di autori della trasmissione, invece contribuiscono sempre tutti. È un filone che portiamo avanti, quindi ringrazio un po' tutti. E anche, come ha detto Gianluca prima, da poche settimane lo staff, si spera possiamo portarlo con noi in questa avventura e riuscire a performare ancora meglio, perché davvero ci mandate un sacco di contributi presi sul posto, foto della grandine, foto di alcuni incendi, avvistamenti, testimonianze particolari che a volte alcune vanno anche controllate prima di essere pubblicate. Noi cerchiamo di incrociarle, Udine, Firenze, Genova, la Sicilia, la Sardegna, anche dall'estero ci arrivano, quindi veramente c'è la possibilità di trasformare questo in un lavoro redazionale e dipenderà tutto da voi, se continuate a sostenerci un po' come avete fatto fino adesso, ci toglieremo tutti insieme delle soddisfazioni, quindi ringrazio tantissimo anche il pubblico. Aggiungo una battuta, Nick, dicevo, vedrai che tra 2 o 3 mesi ci sarà l'emergenza, l'allarme, perché gli alberi inizieranno a perdere le foglie e non si saprà come mai, e quindi sarà un'emergenza caduta foglie degli alberi. Ho predetto, qua ragazzi, segnate. Sono banalissime tecniche di manipolazione psicologica, che se le conoscete imparate anche a evitarle. Vi faccio un esempio, no? Arriveranno nella disperazione, uno dei passaggi successivi potrebbe essere il tornare alla carica, magari sull'aria inquinata, no? E per il discorso della riduzione delle automobili, come stanno facendo a Milano, il vero motivo poi non è l'inquinamento, vogliono proprio ridurre gli spostamenti, vogliono ridurre il possesso fisico delle automobili da parte delle persone, ma vedrai che arriveranno a dire che l'aria sta diventando definitivamente irrespirabile. E allora vedrete le persone per strada colpite da problemi respiratori dovuti alla psicosi, perché se una persona gli dici guarda l'aria qui non è respirabile, comincia a ansimare, magari comincia psicologicamente a sentire gli effetti di questa immaginifica aria non respirabile. La mente condiziona, arriveranno anche a questo pur di creare terrorismo. Ecco amici, segnatevi queste due predizioni, si dice, sì, perché nei prossimi mesi probabilmente ci azzeccheremo. Nel chiudere, ricordo al volo i prossimi appuntamenti che ci vedranno dal vivo: 26 agosto San Marino, conferenza, 9 settembre Jesolo, 30 settembre finale Ligure. Queste tre, tutte e tre prenotabili. Il 28 ottobre, super compleanno a Torino, prenotabile anche questo. Mi raccomando, approfittatene perché poi sarà... probabilmente poi si riempiranno tutti i posti. Abbiamo un sacco di amici, chi segue le puntate quasi tutte vede che chi ha dato la sua conferma l'ha già annunciato in diretta, ma poi pian piano annunceremo i vari ospiti uno alla volta come è solito fare. Quindi io vi ringrazio tantissimo amici tutti della compagnia fino adesso, salutiamo il nostro Tom, a settimana prossima. Abbiamo già preparato anche la puntata di settimana prossima, preparatevi perché ci sarà da divertirsi. Allora, Nico, aggiungere qualcosa? No. Perfetto, ti ringrazio davvero di cuore. Un bacione amici, sigla e alla prossima. La Matrix, i gestori della Matrix, hanno tanta paura di chi pensa, hanno tanta paura di chi ragiona con la propria testa. Lunga vita e prosperità.